l'ira di Dio va compresa solo alla luce della scienza dello spirito, dove noi non siamo il corpo, ma siamo l'intelligenza eterna, bello non sapere comunque di essere eterni. Non esiste l'inferno eterno, altra bugerata, è eterna la legge che regola il premio e la punizione, chiamiamola così, ma non la punizione può essere eterna. Cioè uno ha sbagliato, anche il più feroce degli assassini, anche Totò Riina un giorno sarà un angelo, o Lucifero stesso tornerà ad essere un angelo. Paghi l'ascolto, perché la legge non è vendicativa, per quanto nella Bibbia è scritto che Dio dice la vendetta è mia, ma si parla, la vendetta di Dio è propedeutica all'insegnamento. Non è una vendetta, ah stronzo mi hai fatto del male, mo te la faccio pagare. Dio non è così. Dio ama tutti i suoi figli, anche quelli peccatori, dà a ognuno la sua mercede secondo le scelte che ha fatto. Quindi la vendetta di Dio, l'ira di Dio sono propedeutiche ad insegnare agli spiriti ribelli che disarmonizzano la creazione, che impediscono ai buoni, ai pacifici, agli onesti, ai giusti di evolversi pacificamente, affinché comprendano che non lo devono fare. Perché La legge del karma. Poi domani ne parlerò tutto il giorno della legge del karma, della reincarnazione, quindi proprio ci abbufferemo di conoscenza su questo importantissimo, tra l'altro, tema. Quindi l'ira di Dio va compresa in questo. La creazione ha un solo fine, permettere la nostra evoluzione. Quindi se un essere, nell'esercizio del libero arbitrio, diventa diabolico e quindi va contro la sua stessa natura, che invece è l'evoluzione, interviene la legge, ti punisce, ma non ti punisce a cavolo, ti punisce in relazione alla tua azione negativa, ma se ti penti, quindi se la legge, mettiamo caso, ti dà un tot di tempo di espiazione, ma io mi pento prima, si accorcia. Perché nel momento che io capisco e lo decido che non farò più il male, Dio ha ottenuto il suo scopo. Fine della vendetta di Dio. Quindi tu non comprendi e quindi fai quel passo successivo. Per quanto mi è stato detto, insegnato, che per i crimini più aberranti e peggiori c'è un tempo dove Dio stesso ti impedisce di pentirti. Perché lì te la devi vivere che hai sbagliato. Quindi ti tiene prigioniero in una condizione evolutiva, anche fisica, terribile, ricordando di essere stato umano. Comunque devi anche riparare il male fatto. Il male fatto lo ripara Dio. Perché nel momento noi per dimostrare, ripeto, che ho capito, devo fare l'azione contraria. No, basta che dentro Dio legge lo spirito. Se tu lo decidi, vedi, il ladrone era inchiodato come Gesù alla croce. Che poteva fare? Quello niente, inchiodato, anche che ci voglia, sto lì. Però nel cuore lui si pente. E Cristo gli dice: oggi sarai con me in paradiso, cioè gli rimette i peccati, cioè distoglie col suo sacrificio il suo karma, lo fa incarnare in modo che nelle successive incarnazioni il ladrone possa dare prova del pentimento e riparare gli errori fatti. Però lo ripara dopo, cosa deve fare? Un conto è incarnarti per santificarti, un conto è incarnarti per ricevere le bastonate della legge. Ho strafatto, dopo devo fuggire. Capito? Cioè la legge ti può, fate attenzione, non guardate l'esteriorità della condizione, la legge mi può apparentemente fare la stessa fine, cioè muoio con sofferenza in tutti e due i casi. Ma se muoio con sofferenza e non mi sono pentito, morirò e diventerò un demone. Se muoio con sofferenza allo stesso modo, ma sono pentito, quella sofferenza mi santificherà. Cioè mi erano nella una vita dove pagherò tutto quello che ho fatto. Lo devi dimostrare. Cioè devi dimostrare che in realtà, per esempio, Totò Riina, se si pente, deve rivelare tutto quello che sa e tutti i nomi che conosce e dare tutti i suoi soldi in beneficenza. Se lui fa così, Dio lo perdona senza problemi, perché ha capito, cioè una volta che ha capito, anzi ti dirò di più, uno che è stato criminale a quel livello e si pente, diventa un angelo del bene, quello che poi gli fa un sedere così ai malvagi, perché
nell'esercizio del male ha acquisito una sapienza e una conoscenza che al bene gli torna utile. Vedi San Paolo, che era uno che sbozzava, cioè ammazzava i cristiani perché li odiava, ma quando Cristo gli appare lui capisce e tutta la sua forza poi l'ha messa nel bene. Invece un ignavo che non fa nulla, dove lo mette? Non sa fare niente, non è buono né di là né di qua. Chiari questi concetti? I pentimenti in punto di morte? Uguale, se ti penti in punto di morte non per la fifa della morte, ma perché hai compreso che ciò che hai fatto è male, la legge ti dà agio di incarnarti, invece che in una cattiva incarnazione di estinzione, ti dà agio di incarnarti in una buona incarnazione dove soffrirai uguale, ma soffrirai amando. Un conto è soffrire odiando, un conto è soffrire amando, perché quando tu ami e sei sereno dentro, Lorenzo, che ti importa della sofferenza? Cioè, se io dovessi guardare la mia vita in termini di benessere, io sto molto peggio, umanamente parlando, ma rispetto a quella vita, cioè, vado retro. Cioè, c'avevo sì un po' di soldi in più, ma era la vita vuota. Oggi non c'ho la lira in tasca, anche perché tutto ciò che mi entra lo reinvesto in questa favolosa avventura di conoscenza, di interscambio. Cioè, io non potrei vivere senza incontrare le persone, cioè siamo funzionali l'uno all'altro. Ho necessità di rigurgitare il mio amore per l'umanità, non me lo tengo lì a casa come se felice. Chiaro? Vedi invece che magari io ho fatto un karma, quindi che tutta la mia vita ero un egoista, uno che ha pensato solo a se stesso. Oggi do tutto, sono povero, non c'ho nulla, vivo della, come si dice, della divina provvidenza, che è generosissima, ma una vita ricchissima di effetti, di conoscenze, di esperienze. Non la cambierei con niente al mondo. Per un po' di carta in banca, ma non me ne frega. Tanto, di fame non muoio. Vestire mi vesto, ogni tanto qualcuno mi regala qualche soldino me la compro io, cioè una vita diversa, cioè quando tu incominci a sperimentare la creazione in un modo diverso, ti accorgerai che accadono cose magiche. E non è perché io sono bravo, io ho semplicemente applicato la legge di Hayek. Intanto, ti giuro, io sono figlio Lorenzo di contadini sardi, babbo c'ha la quinta elementare, mamma la terza elementare, in un paesino di 1000 abitanti che è lontano da qualsiasi cosa. Se Cusco era l'ombelico del mondo, Barati di San Pietro, non vi dico che cos'è. Lontano, non c'è niente. E poi è decentrato, non ci sono manco strade, manco d'estate che la gente va al mare, non ci passa. Un paese isolato. Ma è bastato che io decidessi di andare a toccare con mano e si è innescato un meccanismo che a volte mi spaventa da quanto potente, mi spaventa in positivo, cioè che un povero figlio di contadini, un diplomino qualsiasi, possa vivere situazioni così fantasmagoriche che vi giuro, cioè una cosa che io stesso dico, rimango in bambola. Già per me è un dono di Dio avere un amico come questo signore qui. Cioè, una grazia, ha detto, padre, grazie, mi hai dato troppo, però ce l'ho. Me lo tengo stretto, quindi... Cioè, il messaggio più bello che vi voglio lasciare con questa lezione su questo tema gravoso, che a volte può anche accasciare perché l'Apocalisse è l'Anticristo, ma noi siamo esseri potenti, la legge è a nostro favore. Vedete, odiare, disarmonizzare è molto faticoso, amare e crescere in evoluzione è molto più facile perché tutto l'universo ti spinge, se invece tu fai il male tutto l'universo ti rema contro. Tra l'altro il bene va verso l'assoluto, il male va verso comunque il proprio annichilimento sempre. Perché quando arriva un limite, Dio non interviene. Come mai che tutti i buoni loro sono così castigati, così... Perché comandano i cattivi. Non sono castigati. Allora, noi siamo in guerra. Perché questa gente, in mille modi, ci sta uccidendo. Scie chimiche, inquinamento dei cibi, mala sanità, medicine che in realtà sono tossiche perché curano un sintomo e te ne fanno venire altri 10. Eccetera eccetera, cioè queste persone, questo potere ci sta uccidendo anche fisicamente, non solo spiritualmente. Quindi la sofferenza non è tanto un castigo, è perché stai lottando. Cioè, tu come fai? Non puoi difendere i tuoi ideali in un bar ciucciando un gelato,
Cioè, se io vado in guerra per difendere un ideale di libertà, devo fare la guerra, cioè devo sparare, ammazzare, rischiare di essere ammazzato. Non è che posso, il generale mi dice, ragazzi, domattina, 6 di mattina attacchiamo. Ma no, generale, domani vado al cinema, non c'ho voglia, e quello ti fa fucilare. Quindi, siccome il bene in questo momento è in guerra, non tanto una guerra di attacco, è una guerra di difesa, perché ci stanno uccidendo loro. In tutti i modi, con la pressione fiscale, con la moneta privata, con l'inquinamento, ci stanno ammazzando come le mosche. Anzi, la notizia che ho dai miei amici giornalisti è che in realtà loro hanno deciso di sterminare scientemente i 4/5 dell'umanità perché le risorse sono finite. Quindi, scusa, cioè, se so che c'è la guerra, io mi alzo, piglio il fucile e qualcuno lo fa fuori. In senso metaforico, qual è la nostra guerra? La cultura, la conoscenza, la difesa della legalità, l'aiuto ai bisognosi, l'aiuto ai deboli, questo è.